Grazie Presidente. Dopo questo intervento oggettivamente è un po' complicato parlare di rifiuti in generale, anche se poi c'è da dire che c'è in programmazione un consiglio straordinario specifico su questo tema, per cui ci riserviamo, insomma, di parlarne approfonditamente in un consiglio specifico che ci sarà sulla Valle Gareria e che già è stato richiesto. Io però non posso, dopo tutti gli interventi politici che ci sono stati in quest'Aula, non sottolineare alcuni aspetti decisamente importanti. Noi quando abbiamo iniziato a governare questa città sapevamo perfettamente che la gestione dei rifiuti aveva bisogno di una transizione molto lunga e per un periodo lungo ci saremmo dovuti affidare a sistemi di gestione dei rifiuti che sono stati i sistemi del passato. Certo è che c'è stata anche qualche difficoltà in più che adesso andrò ad elencare. Però ci sono alcune posizioni, detto francamente, che a mio avviso, posizioni enunciate dalle opposizioni, sono imbarazzanti. Ora, il sindaco Zingaretti ha fatto un'ordinanza alla sindaca di Roma. Perché? Perché c'è una discarica, quella di Colleferro, che sta chiudendo. Ebbene, io leggo nella legge di stabilità della Regione Lazio del 31 dicembre 2016, leggo testualmente: la Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente commissione consiliare, un piano nell'ambito del quale siano definite A. le procedure per la chiusura della discarica di Colle Fagiolara, ovvero Colleferro, all'esaurimento della capienza residua e comunque non oltre un triennio. Io vorrei chiedere, ma dov'è questo piano che entro 60 giorni dal 31 dicembre 2016 doveva essere pronto? C'è bisogno di fare un'ordinanza contingibile e urgente per un fatto che era conosciuto da 3 anni? Allora, io dico che il vizio di andare a chiudere discariche, come è successo con Malagrozza, senza trovare le soluzioni alternative, ecco, questo è un punto importante, è un punto che ricade completamente sulla Regione Lazio. Io vorrei ricordare anche un fatto che è accaduto quest'estate. Noi, come è stato detto anche dalla sindaca, che ha giustamente ripercorso tutte le difficoltà che ci siamo trovati nel corso soprattutto del 2019, con l'incendio del Salario, partire con 4 impianti e trovarsi con un impianto in meno è un fatto decisamente grave e pesante per la gestione dei rifiuti. Ma siamo andati avanti. Poi ad aprile è arrivata la notizia che gli impianti di Colari andavano in manutenzione. Lo sapevamo noi, lo sapeva la Regione e nonostante questo, il primo giugno, quando sono andati in manutenzione, è ovvio che i rifiuti si sono sparsi per la città. Noi chiedevamo già da prima del primo giugno e abbiamo richiesto con insistenza per tutto il mese di giugno alla Regione di fare lì sì un'ordinanza, perché c'era un fatto contingibile e urgente in quel caso di poter gestire i rifiuti. Ebbene, dopo 35 giorni è arrivata questa ordinanza. Ben 35 giorni che ha imposto agli impianti del Lazio di lavorare alla massima capacità. Io voglio raccontare un fatto che è accaduto l'anno scorso. La Toscana ha un certo numero di impianti e la Regione Liguria portava i rifiuti in Toscana. Hanno sequestrato un impianto. Il governatore Rossi, in quell'occasione, si è trovato in difficoltà nella sua regione e ha detto alla Liguria: guarda che da domani non puoi più venire qui. E la Liguria è andata il giorno dopo dal Piemonte e in 2 giorni hanno fatto l'accordo e nessuno si è reso conto di niente, perché c'era un fatto contingibile e urgente. Ebbene, noi abbiamo dovuto aspettare 35 giorni, è questo l'aiuto che arriva da Zingaretti? È questa la modalità? Perché doveva dire che i rifiuti rimanevano a terra per colpa della Raggi? È questa la modalità di fare politica? È un fatto grave quello che è accaduto quest'estate. A me non sembra
che ci sia tutto questo aiuto da parte della Regione. Anzi, ci sono fatti pretestuosi e attività politiche per addossare la responsabilità al Comune di Roma, quando in realtà è una loro responsabilità. E questo la città lo deve sapere, perché adesso c'è lo sport nazionale, ovvero, e dire sempre che è tutto colpa della Raggi, per carità, problemi ce ne stanno, e mi rendo conto che alcune cose potevano andare differentemente, ma questo 2019 è stato davvero difficile, con un incendio, con due impianti che vanno in manutenzione, diventa veramente difficile la gestione dei rifiuti. E invece lì tutti sempre a fare speculazione politica, anzi a dire qualcosa per far sì che la responsabilità ricada sul Comune di Roma. Ecco, io trovo imbarazzante che la Regione Lazio faccia una ordinanza nel momento in cui ha un piano rifiuti di fatto non più operativo dal 2013. Sì, è vero, il piano rifiuti l'ha fatto la Polverini nel 2012 e scadeva nel 2018. Ma si era incentrato tutto su Malagrotta, e Malagrotta ha chiuso nel 2013. Ebbene, noi stiamo ancora aspettando quel piano dei rifiuti. C'è la Commissione europea che lo dice, dice alla Regione: cara Regione, guarda che il tuo piano rifiuti non è attuato. Allora la possiamo smettere di chiudere discariche senza trovare delle alternative? Questa è una responsabilità della Regione, e non serve fare le ordinanze al Comune di Roma. Tanto più che l'ordinanza la può fare stesso Zingaretti. Per cui queste sono cose sinceramente gravi. Io vorrei dire anche ai cittadini che sono intervenuti, che ringrazio per essere intervenuti, perché il loro contributo oggettivamente è importante. C'è la prima cittadina del comitato di Colle Faggiolara che ha parlato di salute. Ebbene, io anticipo una cosa: noi stiamo per presentare un ordine del giorno, lo avevamo già protocollato quando lei ha fatto l'intervento, e chiediamo questo alla sindaca e alla giunta: ad opporsi all'apertura di impianti di trattamento e o smaltimento sul territorio di Roma Capitale che dovessero derogare a norme poste a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Basta con le ordinanze. Basta andare in deroga alle regole, ci vuole programmazione, e questa programmazione la Regione Lazio è ferma dal 2013 e così non ci può aiutare. Noi abbiamo fatto la nostra parte, informo così i distratti consiglieri dell'opposizione che dicono che non c'è un piano industriale di Ama, che noi non abbiamo fatto un piano industriale di Ama e c'è quello di Fortini. Si sbagliano, un piano industriale di Ama c'è, lo abbiamo fatto nel 2017, lo ha fatto la Presidente Giglio, ci siamo resi conto subito che quel piano era provvisorio, che bisognava migliorarlo, bisognava fare un qualcosa che andasse oltre quel piano, ma un piano questa amministrazione lo ha fatto, e non è vero che è stato con le mani in mano. Io vorrei ricordare la difficoltà che c'è nella gestione dei rifiuti e tutto il sistema illegale che c'è dietro questa gestione. La Commissione parlamentare sulle ecomafie ha certificato che negli ultimi 3 anni sono andati incendiati 300 impianti di rifiuti in Italia. 300! È quello che è capitato a noi a dicembre. Noi abbiamo un livello di incendio di cassonetti a Roma che non si era mai registrato negli anni precedenti, per cui ci sono degli interessi illegali molto forti che stanno dietro la gestione dei rifiuti. Io direi una cosa: noi quello che abbiamo fatto in questi 2 anni è sicuramente concentrarci sul tema più importante, sulla mancanza di impianti più importanti che questa città purtroppo non aveva, ed erano gli impianti di compostaggio. Perché parlo dell'organico? Chiudo. Sì. Parlo dell'organico perché è quello che crea maggiori problemi sui rifiuti, è quello che crea il percolato, è quello che crea i gas, è quello che crea tantissimi problemi.
La gestione corretta dell'organico ti risolve gran parte dei problemi dei rifiuti. Ebbene, noi abbiamo avviato da anni due procedure per la realizzazione di due impianti di compostaggio aerobico, uno a Casalselce e uno a Cesano. Questo sempre per dire che stiamo con le mani in mano, e invece non è così. Chiudo dicendo un paio di cose. Io vorrei sapere, ma i consiglieri del PD cosa pensano dell'ordinanza di Zingaretti? Ma pensano davvero che dobbiamo riempire di discariche Roma? È questo quello che vogliono? Io mi auguro che stimolino la Regione a fare quello che deve fare, a approvare un piano rifiuti che ormai tarda sicuramente da troppo tempo. Chiudo solo con una battuta. Con i lavoratori di Ama, in realtà noi spesso abbiamo solidarizzato anche con i lavoratori, quelli tanti, onesti, che lavorano. Poi magari ce n'è qualcuno che non si comporta bene, però quando non ti comporti bene, non ti comporti bene. Per cui è giusto che venga sanzionato, ma la stragrande maggioranza dei lavoratori fa il proprio dovere fino in fondo e con devozione, anche con estrema difficoltà, e per questo noi li ringraziamo. Grazie a tutti.